Sì, si continua a lavorare. Noi non possiamo fare dichiarazioni, come lei sa, per la stampa perché c'è il segreto istruttorio. Stiamo continuando a lavorare. Bocche cucite in assedio alle disposizioni del magistrato, il sostituto Masini, che ha chiesto ai pool di medici capitanato da Antonello Crisci di non fare trapelare nulla all'esterno, anche se qualcosa da fonti ben informate viene fuori. Dovrebbero ultimarsi sabato le autopsie sulle 26 salme delle giovani nigeriane e sembrerebbe che una di loro, già esaminata, fosse incinta di un feto maschio del sesto mese. Una notizia che, se confermata, renderebbe ancora più triste la già grande tragedia. Intanto sembrerebbe che alla sala mortuaria siano giunti i parenti di due delle giovani che hanno identificato i corpi delle loro care, confermata l'età che era stata stimata nell'esame autoptico, grazie anche al pool chiamato al lavoro da Crisci sul caso, come il docente dell'Università di Torino di odontoiatria forense Emilio Nuzzolesi, che senza entrare nel merito delle autopsie parla della sua attività e della precisione con cui consente di individuare l'età delle vittime. Attraverso il sistema dell'accertamento attraverso i denti, le radiografie dei denti, è possibile avere una determinazione dell'età con un certo range. Sicuramente persone, ragazze molto giovani, temo qualcuna anche minorenne. Ecco, è abbastanza certa la tecnica? La metodica dell'identificazione dell'età attraverso i denti è estremamente affidabile, certamente ha un margine di errore in genere di 2 anni. In questo caso sono particolarmente attendibili perché ci stiamo basando sul grado di sviluppo e maturazione delle radici del dente del giudizio attraverso le immagini radiografiche. Il professor Crisci è stato molto lungimirante nel coinvolgere nel team un gruppo di specialisti per le varie aree delle scienze forensi. Oggi pensare di fare un'autopsia, soprattutto ai fini identificativi, senza un odontoiatra forense, significherebbe fare una grave omissione da un punto di vista appunto tecnico. Si continua a lavorare, quindi, come già confermato nei giorni scorsi, non si trovano sui corpi delle vittime tracce di violenza. La morte delle giovani nigeriane resta sempre causata da annegamento e freddo. Questo, come detto, non esclude che qualcuno le abbia causate, gettando in acqua le ragazze.